Francesco Pacciolla del circolo Lavlec per il progetto Leggere, Forte, un brano tratto dal libro di Joseph Conrad, La linea d'ombra. Finalmente abbiamo perso di vista Ko Ring. Da molti giorni ormai non credo di essere rimasto a basso per 2 ore di fila. Sono in coperta, come è logico, notte e giorno, e giorni e le notti, se lunghi o brevi, chi lo sa, rotolano sopra di noi uno dopo l'altro. Ogni senso del tempo si perde nella monotonia dell'attesa, della speranza e del desiderio, che è uno solo: portare la nave a sud. Portare la nave a sud. Ne deriva un effetto curiosamente meccanico. Il sole sale e scende, la notte scorre sopra le nostre teste, come se qualcuno sotto l'orizzonte girasse una manovella. Una cosa infinitamente meschina, senza senso. E per tutta la durata di tale miseranda commedia, io continuo a marciare su e giù in coperta. Quante miglia ho percorso sul cassero di questa nave? Un pellegrinaggio ostinato di pura irrequietezza, con l'unico diversivo di brevi scappate sotto coperta per vedere come sta il signor Barnes. Non so se sia una mia illusione, ma sembra riprendere corpo di giorno in giorno. Non dice granché, dal momento che la situazione non si presta davvero a commenti oziosi. E questo lo noto anche negli uomini, mentre li osservo trafficare o starsene oziosi sui ponti. Non parlano uno con l'altro. Mi dà l'idea che se esistesse un orecchio invisibile capace di cogliere i sussurri della terra, troverebbe che questa nave è il posto più silenzioso al mondo. No, il signor Barnes non ha molto da dirmi. Sta lì nella sua cuccetta, ormai senza barba, con i baffi di fiamma e un'aria di silenziosa determinazione sul volto terreo. Ransom mi dice che divora tutto il cibo che gli viene dato, sino all'ultima briciola, ma che a quanto pare dorme pochissimo, persino di notte. Quando vado abbasso a riempirmi la pipa, noto che pur sonnecchiando steso sulla schiena, continua ad avere un'aria molto risoluta. Dall'occhiata intralice che mi lancia quando è sveglio, pare quasi seccato di venire interrotto in un suo arduo esercizio mentale. E quando emergo nuovamente in coperta, l'ordinata schiera delle stelle mi si presenta agli occhi, sgombra di nubi, infinitamente estenuante. Stanno tutte là: stelle, sole, mare, luce, tenebre, spazio, acque infinite, l'opera grandiosa della creazione, in cui l'umanità sembra essere incappata senza volerlo, ovvero adescata. Come sono stato adescato io a prendere questo spaventoso comando, visitato dalla morte.